Una strategia di trading molto selettiva che fa poche operazioni ma molto accurate. Ciao e bentornato nel nostro canale, nel laboratorio di strategie di trading. Oggi vedremo insieme una strategia per trader pazienti. Dico pazienti perché il setup che si verifica avviene molto raramente. Infatti vedremo delle condizioni specifiche di mercato che accadono in pochissime occasioni. E perché dovremmo volere una strategia che opera poco e fa poche operazioni? Beh, perché quelle poche che fa le fa con un'altissima accuratezza, stiamo parlando tra il 70 e l'80%. Nel dettaglio di oggi andremo a vedere il tipo di approccio che ha la strategia, gli indicatori utilizzati, i criteri della strategia, la gestione del rischio del capitale e come al solito andremo sul mio basket di titoli a vedere che risultati ha prodotto. Prima di cominciare ti ricordo che sono aperte le iscrizioni per la masterclass di analista tecnico, il nostro percorso professionale completo che ti insegna da zero tutta l'analisi tecnica per crearti la tua personale strategia di trading. Esistono tre tipi di approccio nel trading. Il primo è il momentum, poi abbiamo l'approccio trend following e poi abbiamo l'approccio reversa. L'approccio momentum si basa sull'accelerazione dei prezzi, quindi momentum significa proprio accelerazione in campo finanziario. L'approccio trend following si basa sul seguire il trend e di questo abbiamo visto tantissime strategie in questo canale, quindi seguire un trend. Il reversal invece si piazza alla fine di un trend e cerca di prendere l'inizio del trend successivo o quindi l'inversione. Cerchiamo di capire un attimo più approfonditamente che cos'è l'approccio reversal e come funziona. Abbiamo bisogno di un trend che si va ad esaurire oppure raggiunge i suoi estremi. Ovviamente il reversal può essere long o può essere short, quindi io mi posso piazzare alla fine, all'estremo di un trend rialzista e iniziare uno short quando si verificano segnali di esaurimento, di possibile esaurimento di quel trend rialzista. Oppure posso aspettare la fine di un trend ribassista, cercare segnali di esaurimento di quel trend ribassista e iniziare e prendere proprio il reversal che potrebbe dare l'origine per un trend rialzista. Capito che cos'è l'approccio reversal? La strategia di oggi si basa proprio su un approccio reversal di tipo long che lavora su time frame multi-day. Vediamo quali sono gli indicatori della strategia. Innanzitutto le bande di Bollinger. Poi abbiamo l'indicatore RSI, Relative Strength Index, e poi abbiamo la volatilità storica. Non ti posso spiegare in questo video come funzionano tutti questi indicatori perché ci sarebbe veramente un mare di cose da dire, quindi ti lascio in descrizione dei link utili con cui puoi andare a prendere ulteriori appunti e approfondimenti su questi indicatori. Vediamo quindi i settaggi degli indicatori. Le bande di Bollinger vanno settate con la media di partenza sulla quale verranno calcolate le deviazioni statistiche a 50 periodi, quindi mi raccomando, in piattaforma la troverai sempre a 20, tu la devi mettere a 50. Dopodiché l'RSI va settato a 14 periodi, quindi settaggio classico, con le nostre due bande di ipervenduto e ipercomprato a 30 e 70. E poi avremo infine l'indicatore volatilità storica che dovrà essere settato a 40 giorni. Vediamo i criteri di ingresso e i criteri di uscita. Allora, dobbiamo avere i prezzi che sono sotto la banda di Bollinger inferiore. Contemporaneamente, il nostro indicatore RSI dovrà essere sotto quota 30 e la nostra volatilità storica a 40 giorni dovrà essere maggiore di 0,8%. Questi sono i criteri di ingresso. L'unico criterio di uscita, invece, è basato sull'uscita dei prezzi dalla banda superiore di Bollinger, quindi vogliamo che i prezzi buchino a rialzo la banda superiore di Bollinger. Per quanto riguarda la gestione del rischio e del capitale, abbiamo come sempre il nostro capitale di partenza e abbiamo una size del 10% per ogni titolo. Ti ricordo, come sempre, che il 10% può essere una size massima, ma possiamo partire anche da un 5% o un 2% e man mano che prendiamo confidenza con l'operazione, aumentare appunto la size fino a un massimo del 10%. Ricordatevi che psicologicamente l'approccio reversal ha un'alta accuratezza per sua natura, ma le operazioni non correranno mai a lungo, come per esempio capita nel trend following, e psicologicamente voi vi piazzate
contro trend. Vi ricordate la famosa frase "trend is your friend"? Ecco, voi qui vi mettete proprio contro questa frase, perché siete completamente alla fine di un trend e cercate di prenderne l'inizio, proprio il reversal, il punto in cui il titolo, lo strumento finanziario, si rigira. Quindi facciamo una piccola parentesi psicologica. La trappola mentale più famosa che capita quando ti metti con un approccio reversal è quella del bias del qui ed ora. Che cos'è il bias del qui ed ora? È quello dove tu, anziché vedere quello che ti sta comunicando il grafico, continui a cercare la tua idea contraria rispetto a quello che il grafico ti sta dicendo. Ti faccio un esempio: il titolo continua a scendere e tu a ogni piccolo ritracciamento o rimbalzo cerchi un ingresso long, ma ogni volta prenderai uno stop, perché sostanzialmente il titolo continua a scendere con un trend definito ribassista e tu sei nella trappola mentale che non guardi più quel trend, ma continui a cercare la tua idea di trading originale che la vuoi per forza trovare e mettere in pratica. Quindi questa è la trappola mentale del bias del qui ed ora. Come fare ad uscire? Beh, la soluzione è avere una strategia. La strategia che ti sto insegnando e ti sto spiegando serve proprio a uscire da questa trappola mentale. Perché? In che modo lo fa? Ti dà dei criteri matematici nei quali si verifica una precisa condizione di mercato, come ad esempio la volatilità superiore allo 0,8%. Sono criteri matematici di mercato che si verificano in determinate condizioni e solo in quelle, che ti possono aiutare a evitare questa trappola mentale. Quindi qui mi ricollego proprio all'accuratezza di questa strategia, che ti dà sempre quelle condizioni di mercato dove magari non ci sarà l'inversione totale del trend, ma avrai un rimbalzo sufficientemente volatile e sufficientemente ampio per prendere il tuo profitto o per proteggere magari la posizione. Diamo uno sguardo ai risultati combinati. Ti ricordo che il capitale iniziale è di $100,000 e su ogni trade eseguito avevamo una size del 10%, quindi $10,000 su ogni trade fatto. Il portafoglio non è mai stato investito al 100%, poiché sono stati fatti veramente pochissimi trade e non si sono mai sovrapposti tutti i 10 titoli nello stesso istante, nello stesso momento. In media abbiamo lavorato appunto su 5 anni di storico più o meno. Quindi abbiamo il guadagno, quindi guardiamo l'ultima linea, no? Nei risultati combinati, guadagno $143,000, questo è il risultato monetario a partire dai 100,000, quindi da 100,000 abbiamo portato un guadagno di $143,000, quindi abbiamo praticamente fatto il 143% del capitale. Il guadagno in percentuale invece è una media, quindi fra tutti le percentuali di guadagno che ci sono state su ogni titolo, in media abbiamo avuto un 18% di guadagno su ogni titolo del portafoglio. Il numero di trade è veramente la cosa più sensazionale, perché abbiamo avuto nella sua totalità, il portafoglio ha eseguito 13 operazioni, quindi il sistema ha eseguito 13 operazioni che appunto hanno prodotto e hanno portato a questi risultati. L'accuratezza è anche qui veramente spaziale, perché abbiamo più 100%, quindi vuol dire che ogni trade che è stato fatto è stato chiuso in verde, quindi non c'è nessun trade in questa rosa di titoli che sono stati inseriti nel portafoglio, non c'è nessun trade che è stato chiuso praticamente in rosso. Abbiamo poi un guadagno medio di monetario di $11,000, quindi vuol dire che in media ogni trade che è stato fatto ha prodotto un guadagno di quasi $11,000. Ricordatevi che ogni volta la size era del 10%, quindi noi ogni volta abbiamo fatto praticamente il 100% del capitale in media, perché avevamo una size del 10%, quindi di $10,000, e in media ogni trade, ogni operazione su ogni titolo ha portato un guadagno di $11,000, quindi praticamente il 110% su ogni trade in base al capitale investito. Il portafoglio ha subito un drawdown massimo. Attenzione che il drawdown non è la perdita avuta, ma l'oscillazione negativa che ha avuto il portafoglio, quindi ha avuto da 100,000 di partenza un'oscillazione in perdita massima di 28,000, quindi vuol dire quasi un 30% di drawdown massimo.
mentre un run up massimo medio, questi sono ovviamente i risultati combinati medi, quindi in media il portafoglio ha avuto un drawdown massimo del 28%, quindi di $28,000, mentre picco massimo di guadagno, ovviamente non totalizzato perché il guadagno totalizzato massimo è di $143,000, ma il picco massimo di guadagno che ha toccato l'equity è stato di $155,000 e questi sono appunto i risultati combinati. Grazie ancora per essere stato con me fino a questo punto del video. Ti ricordo che sono aperte le iscrizioni per la masterclass, come sempre link in descrizione. Mi raccomando, iscriviti al canale e condividi questo video con i tuoi amici. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!